oggi parleremo di un problema dell'equilibrio elastico molto particolare, ed è l'equilibrio, il problema dell'equilibrio elastico che riguarda il problema della trave. La trave è un solido tridimensionale, lo consideriamo esattamente come un solido tridimensionale in cui abbiamo una dimensione decisamente più grande delle altre due. Bene, questo è più o meno lo schema della trave. La trave è un solido che ho ottenuto prendendo una superficie piana limitata, va bene, facendolo traslare lungo un segmento ortogonale alla superficie piana. Ok? Quindi è un solido assolutamente cilindrico, limitato, cilindrico. E come al solito questo nostro solido lo chiamiamo omega, come sempre abbiamo fatto. Le equazioni che governano il problema dell'equilibrio elastico di questo solido sono le stesse equazioni che del problema dell'equilibrio elastico, e quindi le scriviamo un attimo. Le equazioni sono epsilon uguale parte simmetrica del gradiente degli spostamenti, poi divergenza di sigma più b uguale 0, poi sigma uguale a c applicato su epsilon, e queste sono tutte le condizioni come al solito in omega. E poi abbiamo le condizioni al contorno, va bene? E le condizioni al contorno si prende un solido che non ha una parte della frontiera vincolata, quindi è un solido, come dire, libero, senza nessun vincolo, per cui su tutta la superficie del nostro solido vengono specificate le pressioni. Quindi la condizione al contorno è che sigma n è uguale a p su tutto d omega, che è la frontiera di questo nostro oggetto. Va bene? Ok, beh, naturalmente, introdotto così il nostro problema, la prima cosa che dobbiamo assicurarci è che ovviamente queste forze di volume B e queste pressioni P siano in equilibrio. Va bene, altrimenti non ci sarebbe l'equilibrio del nostro solido, l'equilibrio statico. Però prima di fare questo, vediamo alcune ipotesi di lavoro che vengono introdotte, e in particolare vengono introdotte nello studio della trave secondo Saint-Venant. Allora, la prima ipotesi riguarda esattamente i carichi, bene? Cioè, la prima ipotesi è che, facciamo così, li scriviamo qui, la prima ipotesi è che le forze di volume B siano nulle, è come se noi prendessimo, stando in un campo gravitazionale, un oggetto che non ha peso, tutto sommato, va bene? Quindi la prima ipotesi è che B sia uguale a 0, bene, in tutto omega, ok? Ancora sui carichi c'è un'altra ipotesi, e cioè la pressione P su tutto de omega è differenziata a secondo se questa pressione agisce sul mantello della trave oppure sulle due basi, bene? Allora, intanto definiamo il mantello della trave. Se indichiamo con A la sezione, la tipica sezione retta della trave, bene. Indichiamo con S il mantello, che è uguale alla frontiera di A in prodotto con la lunghezza 0L, essendo L la lunghezza del nostro cilindro. Bene? Quindi la DA sarebbe la frontiera della generica sezione della trave, in prodotto con L, 0L, ci dà
la superficie laterale della trave, va bene? Questa normalmente la chiamiamo mantello. E in questo modo noi possiamo suddividere tutta la deomega in tre parti, va bene? Cioè possiamo pensare che deomega, lo scrivo qui sotto, è uguale a, al mantello, va bene? Unione l'area in corrispondenza di questa base qui, va bene? E allora chiamiamo questa base qui la base 0 e quindi l'area la chiamiamo A0, e la base questa qua in fondo la chiamiamo AL e quindi è unione AL. Va bene? Ovviamente perché abbiamo chiamato questa base A0 e questa base AL? Perché stiamo pensando a un sistema di riferimento la cui origine sta nel baricentro di questa sezione iniziale. Bene? Quindi questa base si trova alla coordinata x3 cammina lungo l'asse della trave, va bene? Uguale 0. Questa base trova x con 3 uguale ad L. D'accordo? Va bene, una volta abbiamo suddiviso la deomega, cioè tutta la frontiera di questo oggetto in tre parti, mantello, base, come dire, iniziale, base terminale, le condizioni al contorno, queste qua, in realtà vengono un po' più specificate, diventano un po' più particolari, e cioè sul mantello si assume che la pressione sia zero. Quindi la prima condizione che scriviamo è che sigma applicato su N sia uguale a zero sul mantello S, va bene? Quindi questa trave, oltre a non avere peso, V uguale a zero, su tutto il mantello ha pressioni nulle, non sono applicate pressioni, d'accordo? Forze di superficie, non sono applicate forze di superficie. Al contrario, sulla base A0 e sulla base AL ci sono delle forze di superficie, va bene? E quindi scriviamo che sigma applicato a N su A0, ma la N su A0 della normale uscente dal volume, dal corpo omega, nella configurazione, nella sezione A0, la normale uscente è la direzione opposta a x con 3. Quindi se indichiamo con E1, E2, E3 i versori, no, del nostro sistema di riferimento, la N su A0 è meno E3, ok? Quindi sigma applicato su meno E3 è uguale a P0 su A0. Va bene? Ci siamo? Poi, che cosa succede su AL? Su AL di nuovo specifichiamo le pressioni e dobbiamo fare di nuovo sigma applicata sulla normale ad AL, la normale uscente come al solito, e la normale uscente in questo caso è esattamente E3. Va bene? Quindi sigma E3 è uguale a PL su AL. Ok? Quindi è un solido che è caricato semplicemente sulle due basi di estremità, va bene? Sulle due basi di estremità. A questo punto, una volta che abbiamo esplicitato l'ipotesi sui carichi, possiamo anche dire quali carichi sono accettabili e quali no, nel senso che abbiamo detto che non ci sono vincoli, quindi i carichi devono farsi equilibrio, devono stare in equilibrio. E quindi si deve assicurare l'equilibrio, come dire, alla traslazione, alla rotazione, le equazioni cardinali della statica. E quindi dall'equilibrio, dalla condizione di equilibrio, noi abbiamo che l'integrale su A0 di P0 più l'integrale più l'integrale su AL di PL in A deve essere uguale a 0, equilibrio alla traslazione, no? E poi non solo, ma dobbiamo anche assicurarci l'equilibrio alla rotazione, e l'equilibrio alla rotazione, come al solito, dobbiamo fare il momento delle forze distribuite sulle due basi. Allora indichiamo con RP
il vettore che ci definisce, che ci indica la posizione del generico punto su una delle due basi, bene? Quindi viene integrale su A0 di R vettore P0 di A più integrale su AL R vettore PL di A uguale a 0. Quindi tutte le forze si devono fare equilibrio alla traslazione e alla rotazione. Okay? Allora il problema diventa, come dire, accettabile. Bene, da un punto di vista statico. Bene, una volta abbiamo fatto le ipotesi sui carichi, già abbiamo capito che questa condizione al contorno è un po' cambiata, per il momento è diventata sostanzialmente così, scusatemi, così, va bene? Questa condizione al contorno qui è diventata così, va bene? Cioè ci dice che sulla frontiera, su una parte, il carico è nullo, e sulle altre due parti, cioè sulle due basi, è specificato. Bene. E poi ancora dalle ipotesi sui carichi abbiamo che questa B che sta in questa equazione l'abbiamo assunta pari a 0. Quindi l'equazione diventa divergenza di sigma uguale a 0 direttamente. Ok. Ipotesi sul materiale. Allora, ipotesi sul materiale, la prima cosa che diciamo è che C non dipende dal punto, cioè in tutti i punti di questo solido C è sempre la stessa, non cambia, eh? Il che significa che il materiale che costituisce questo nostro oggetto è sempre lo stesso, va bene? Acciaio, va bene, è acciaio dappertutto, alluminio è alluminio dappertutto. Calcestruzzo è omogeneo, diciamo così, almeno macroscopicamente è omogeneo. Quindi la prima ipotesi sul tipo di materiale è che il materiale sia omogeneo. Materiale omogeneo. Bene, quindi C non dipende dal punto. D'accordo? La seconda ipotesi che introduciamo sul materiale è che sia isotropo. Vuoi dire anche perché vuoi dire è il caso più classico. Ricordiamoci che significa materiale isotropo. Il materiale era isotropo quando in qualsiasi direzione noi lo andavamo a sollecitare si comportava sempre nella stessa maniera, bene. Cioè non aveva direzioni preferenziali, eh? Tutte le direzioni si comportano nello stesso modo, quindi è un materiale isotropo e naturalmente la trave è omogenea, è costituita sempre dallo stesso materiale, va bene? Allora questo significa che abbiamo detto C è costante in tutta la trave ed è sostanzialmente definito da due costanti elastiche sole, abbiamo visto già nelle lezioni precedenti, che quando il materiale è isotropo le costanti elastiche che definiscono le proprietà meccaniche del materiale sono solo due, noi abbiamo introdotto il modulo di Poisson, scusate, il modulo di Young, cioè il modulo elastico, e il rapporto di Poisson, queste sono le due proprietà meccaniche, d'accordo, di comportamento. Benissimo. Vabbè, abbiamo fatto quindi una serie di, se vogliamo, di semplificazioni in questo problema, perché abbiamo detto appunto la trave non ha peso, scarica sul mantello, è caricata solo sulle due basi, il materiale è omogeneo ed è anche isotropo, va bene? E ciò nonostante, come vi potete immaginare, risolvere questo problema dell'equilibrio elastico anche andandola a riscrivere e appunto mettendo B uguale a 0, esplicitando B uguale a 0 e tutto il resto, è un problema dell'equilibrio elastico non banale. Non banale da risolvere, non banale da risolvere. E allora ci viene incontro l'idea di Semmelin. L'idea di Semmelin è la seguente, faccio uno schema. L'idea è la seguente, e cioè immaginiamo di prendere la nostra trave, questo è il nostro schema della trave, questa è la sezione A0, questa è la sezione AL, ok?
ok? Ci siamo. Immaginiamo che sulla nostra targa esca un sistema di carico. Bene, questo sistema di carico io per esempio lo indico così in maniera molto schematica. Bene, molto schematica. E questo sistema di carico si chiama P0 e questo si chiama PL. Bene, d'accordo? Come abbiamo specificato precedentemente. Anzi, facciamolo così. Questo sistema di carico lo chiamiamo P0 e PL, chiamiamolo P'0 e P'L. Ci cambiamo solo il nome, non è che P'. Bene. Dopodiché ci calcoliamo la risultante di tutte le pressioni di primo zero che agiscono su questa sezione. La risultante la chiamo R0. Bene. E mi calcolo, sempre anche in questo in corrispondenza della sezione 0, anche il momento risultante. Bene. E questo momento risultante lo chiamo M0. Bene. Poi mi calcolo la risultante e il momento risultante agente sulla sezione A con L. Bene. E questa risultante la chiamo RL. E il momento risultante ML. Bene. Ovviamente c'è una relazione tra R0, M0 e RL, ML. C'è una relazione perché ovviamente devono soddisfare queste equazioni di equilibrio. D'accordo? Questa relazione la vedremo fra un attimo, adesso immaginatela. Nel senso che ovviamente la risultante delle pressioni P0 l'abbiamo chiamata R0. Questa è la risultante delle pressioni PL, sarà RL, la somma deve essere uguale a 0. Quindi c'è una relazione tra R0 ed RL, la somma è uguale a 0, banalmente. Ok? Andiamo avanti. Prendiamo di nuovo la nostra trave, soggetta adesso a un carico sulla sezione 0, che chiamo P secondo 0. Ok? E nella sezione AL un carico che chiamo P secondo L. Bene. Sebbene questa distribuzione di questo carico è diversa da questa distribuzione di carico, io ammetto che la risultante di questo carico è uguale di nuovo a R0, alla stessa risultante. Quindi la risultante di P secondo è di nuovo R0 e il momento risultante è di nuovo M0. Anche nella sezione AL, io ammetto che naturalmente P' e P secondo siano due differenti distribuzioni di carico in L, però a questo punto, anche per le condizioni di equilibrio, devono avere le stesse risultanti che avevamo prima. Cioè qua la risultante deve essere di nuovo RL e il momento risultante è ML. Va bene? Adesso io che voglio fare? Voglio considerare un terzo caso. Un terzo caso, che lo ottengo, come dire, sovrapponendo queste due condizioni di carico. In particolare io che faccio? Prendo come condizione di carico, su questo terzo caso, la differenza tra P'0 e P'0. Ok? Quindi applico in questo caso qua P'0 e meno P'0. E naturalmente nella sezione terminale applico P'L meno P'L. Quale sarà la risultante?
la risultante sarà 0,0, 0,0. Ovviamente questo carico non è 0, ci sarà, perché queste due distribuzioni, primo 0 e P secondo 0, sono due distribuzioni differenti tra di loro. Quindi la differenza di queste due distribuzioni è una distribuzione che certamente non è nulla, non è 0 la distribuzione, ci sarà una certa distribuzione, ma la risultante sarà 0. Ovviamente prendo anche che il momento risultante sia 0, e così anche in L. Bene, allora l'idea di Semena era questa, che qualora noi stessimo in questo caso, in cui abbiamo, come dire, su questa sezione una distribuzione di pressioni, no? Di forze di superficie, che sono autoequilibrate, cioè hanno risultante nulla e momento risultante nullo, che la stessa cosa ovviamente sta accadendo anche nella sezione AL per un fatto anche di equilibrio peraltro. Bene, quello che lui si aspetta, e questo è il postulato di Semena, è che l'effetto di questa distribuzione autoequilibrata si sente solo in una zona molto vicino alla zona caricata, cioè A0, e così come AL. Ma se ci allontaniamo dalla zona caricata, ci mettiamo in un punto che sa, diciamo, interno della nostra trave, generico punto interno della nostra trave, questo punto non si sta proprio accorgendo che in realtà qui c'era una distribuzione di carico, perché questa distribuzione di carico ha risultante nulla, momento risultante nulla. Questo lo faceva capire gli studenti in realtà portando un'attrezzatura e facendo una sorta di sperimentazione in aula, in cui faceva vedere che se uno prendeva una trave sulla quale andava ad applicare una distribuzione di carico autoequilibrata sulla base, bene, su una base, nel generico punto non si avevano effetti, non si avevano deformazioni. D'accordo? Bene, allora, se deve succedere questo, cioè se in questo punto epsilon è uguale a 0, bene? Vorrà dire, per il principio di sovrapposizione degli effetti che abbiamo già studiato, che in realtà questa deformazione la possiamo vedere come la differenza tra la deformazione nello stesso punto in questo schema e la deformazione nello stesso punto in quest'altro schema. Cioè, diciamo che prendiamo lo stesso punto in questo schema qua e in questo schema qua. E per effetto della pressione P'0 e P'L, qui avevamo una deformazione che chiamiamo per esempio epsilon primo. Nello stesso punto, quando agivano sulle due sezioni terminali P secondo 0 e P secondo L, in questo punto avevamo una deformazione epsilon secondo. Bene, quando noi applichiamo la differenza di questi due carichi, noi in questo punto ci dobbiamo trovare come soluzione la differenza di queste due. Questo è il principio di sovrapposizione degli effetti, no? Devi trovare. Se io ho una distribuzione di carico e ho la soluzione, ho un'altra distribuzione di carico ed ho la soluzione, quando applico la differenza di queste due distribuzioni, la soluzione sarà la differenza delle due. Allora, se questa differenza per me è 0, vuol dire che questi due devono essere fra di loro uguali. Allora, questo fece intuire a Semena che la soluzione del problema della trave a una certa distanza, diciamo, dalla zona strettamente caricata, cioè dalla base, diciamo a partire da una certa distanza in poi, la soluzione non dipendeva dalla specifica distribuzione dei carichi applicata sulla base, ma dipendeva solo dal valore della risultante e del momento risultante. Ok? Allora,
quanto vale più o meno questa distanza in cui, voglio dire, noi possiamo avere delle differenze tra questa soluzione e questa soluzione? Questa distanza, che si chiama distanza di estinzione, ha più o meno le dimensioni della sezione retta della trave. Per esempio, immaginiamo una sezione retta biveracca rettangolare, prendiamo anche più grande dei due, quella più o meno è la distanza di estinzione. Oltre la distanza di estinzione, cioè oltre quella distanza, la soluzione in tutta questa zona della trave, quando è caricata in questo modo, con questa distribuzione o con quest'altra distribuzione, è la stessa. Va bene? Quindi questa cosa fece pensare a Semmering che la soluzione non dipendesse dalla particolare distribuzione, ma dipendesse solo dalla risultante e dal momento risultante agente. Ok? Allora questo fa un po' cambiare le carte in tavola nel scrivere le nostre equazioni, perché a questo punto, invece di andare a scrivere delle condizioni al contorno su A0 e su AL di tipo puntuale, cioè punto per punto, no? La sigma E3 deve essere uguale a una certa P con L, cioè una certa distribuzione, va bene? Le possiamo scrivere in forma integrale, perché quello che conta non è la specifica distribuzione, ma conta la risultante e il momento risultante. Ci siamo? Ok. Detto questo, allora, calcoliamo questa risultante e il momento risultante. Allora, questa è la generica sezione della trave, va bene? Noi abbiamo preso un sistema di riferimento, come abbiamo detto prima, che era baricentrico, e aveva l'origine nella sezione A0, e x1 x2 naturalmente ci descrive il piano della sezione. D'accordo? Allora, adesso indichiamo con x il vettore posizione nell'interno della sezione, va bene? Voglio dire, R, che è il vettore posizione generico che abbiamo introdotto qui, noi abbiamo introdotto R, scusatemi, eccolo qui, R, va bene, il vettore posizione generico si ottiene come x più x con 3 e 3. Ok? Cioè, sto dicendo questo in altre parole, se R è un vettore fatto così, x1, x2, x3, x è fatto così, x1, x2, 0, e l'ultimo termine è 0, 0, x3. Va bene? Solo per dire che x è un vettore che sta spaziando nella sezione A0 o L. Va bene, ha sempre la terza componente nulla. Ci siamo? Va bene, detto questo, allora possiamo intanto introdurre chi è R0. R0 è l'integrale su A0 delle P0 in A. Bene. E la risultante dei carichi. E così RL è la risultante dei carichi nella sezione AL, è semplicemente l'integrale su AL di PL di A. Bene. Chi è M0? Chi è la risultante M0? È il momento di tutta la distribuzione dei carichi, naturalmente rispetto al baricentro della sezione, che lo prendiamo come polo, bene? E quindi è M0 è uguale all'integrale su A0 di x vettore P0 di A. Ecco qua, vedete che io sto utilizzando questa x, che è un vettore fatto così, bene? Un vettore fatto così,
Naturalmente nella sezione A0 non c'è nessuna differenza tra il vettore x e il vettore r, perché in A0 x con 3 è 0, banalmente, va bene. Però calcola anche in L. Guardate, lo 0 di M0 l'ho messo alto. L'ho messo alto invece ho detto basso, questo è L basso, ed è uguale all'integrale su L di X vettore IL e qua si vede effettivamente la differenza tra questo vettore X e il vettore R, perché nella sezione AL, nella sezione AL, nel vettore R qua ci sarebbe L, bene, perché sono nella sezione terminale, d'accordo? Mentre invece io sto prendendo X, perché sto calcolando il momento di tutta questa distribuzione di carichi rispetto a questo punto, d'accordo? Quindi devo solo vedere il vettore, come dire, nel piano di questa sezione terminale. Benissimo, ovviamente adesso guardiamo un attimo queste equazioni qua che ci definiscono le risultanti e queste equazioni di equilibrio. Allora possiamo riscrivere l'equazione di equilibrio utilizzando le risultanti, bene? E infatti voglio dire, questo termine qua abbiamo detto è esattamente uguale a R0 e così questo termine qua è esattamente uguale a RL. Quindi le equazioni di equilibrio si possono riscrivere in termini delle risultanti dicendo che in realtà R0 più RL deve essere uguale a 0. E questa è la prima equazione di equilibrio della traslazione, la prima equazione di equilibrio. Ovviamente queste equazioni di equilibrio, dico è la prima equazione di equilibrio, sono tre, perché sono tre equazioni di equilibrio scalari lungo le tre direzioni. E poi ho questa seconda equazione, e quando io ho fatto l'integrale su 0 abbiamo detto tra R e X non c'è differenza, era la stessa cosa, va bene? Per cui voglio dire questo termine coincide esattamente con l'ovvio di M0, eh? Quindi diciamo M0. Però, ahimè, questo termine non coincide con questo termine, ovviamente, no? Non coincide con questo termine, perché qui c'è R, in cui c'è l'ultima componente x con 3 che vale esattamente L, che qua viene presa 0, quindi sì, dobbiamo dire che questo termine c'è ML, però c'è qualche altra cosa, c'è qualche altra cosa e ci sarebbe, cioè L e 3 vettore RL, cioè il momento provocato dalla risultante di tutte le forze. Ovviamente questo lo possiamo vedere molto facilmente, no? Perché guardate, se vogliamo possiamo fare un attimo un passaggio qui, possiamo scrivere questo integrale qua, guardate, integrale su A con L di R vettore di con L è uguale. Sto rifacendo questa parte qua, bene? Ci siete? È uguale a l'integrale su A con L di x vettore di con L più bene, integrale su A con L di 0, 0 L vettore tipo L. Vedete? Eh? Perché R è uguale a X più 0, 0, L. D'accordo? Quindi questo qui è quello che esattamente abbiamo chiamato ML. Quindi questo è esattamente ML. Basso. E questo come lo possiamo scrivere? Guardate, ovviamente questo lo possiamo tirare fuori dall'integrale perché è un vettore costante, è un vettore 0, 0, L,
vabbè, il vettore 00L sarebbe L e 3, no? Perché E3 è 001, ok? Quindi questo lo possiamo scrivere L e 3 vettore, e ci rimane vettore l'integrale di P con L in DA. Ma l'integrale di P con L in DA, già l'abbiamo detto che l'integrale di P con L in DA è RL, è la risultante. Eccolo qua, questo termine. Lo vedete? D'accordo? Bene. Allora, l'equazione di equilibrio quindi le possiamo scrivere direttamente in funzioni delle risultanti e delle momenti risultanti. Bene, che sono definite, risultanti e momenti risultanti, definiti in questo modo. Ok? Benissimo. Allora io adesso cancello questo. Solo le definizioni della risultante come risultante. Perché? Perché mi fanno comodo, perché adesso io voglio fare così, voglio scrivere come condizioni al contorno, non più queste condizioni al contorno di tipo puntuale, che cioè in ogni punto della sezione, per esempio a zero, il valore della tensione che mi emerge deve essere uguale alla pressione applicata. No, non voglio scrivere più questo. Voglio scrivere che la risultante che mi emerge dalle tensioni deve essere uguale alla risultante delle pressioni applicate. Cioè voglio scrivere una condizione al contorno non più locale punto punto, ma di tipo globale, di tipo integrale sulla sezione. Chiaro? E allora, riguardiamolo, no? Noi abbiamo, per esempio, che R0 è uguale all'integrale di V0 in dA, ok? Allora noi abbiamo, cioè la riscrivo qui, R0 è uguale all'integrale su a0 di p0 dA. Ma p0, no? Lo voglio che sia uguale alla tensione che emerge dalla soluzione del mio solido. Quindi sostituisco al posto di p0 sigma di meno i3. E così RL, abbiamo detto che era l'integrale su AL di DL dA, è uguale all'integrale su AL di sigma E3 dA. E quindi guardate che qua sto cambiando il modo, questo è RL, sto cambiando il modo di ragionare, perché io a questo punto come dato esterno, adesso poi lo scriveremo anche nel dettaglio, come dato esterno non andrò più a dare il valore, la distribuzione PL, non do questo, il mio dato esterno diventa il suo integrale, cioè RL. Dico, la risultante è questa, come è distribuita non lo so, non mi interessa, perché se no mi assicura che oltre una certa distanza, a prescindere da come è distribuita, la soluzione è sempre quella. È chiaro? Quindi io sto cambiando poi il modo di dare i miei dati, non do la PL, ma do la sua risultante. D'accordo? Vado avanti anche col momento, M0, abbiamo detto che è l'integrale su A0 di x vettore p0 dA, e questo è uguale all'integrale su a0 di x vettore sigma meno i3 dA.
a questo punto, scusate, queste equazioni le posso anche cancellare perché le abbiamo riscritte sostanzialmente, quindi manca solo l'ultima, ve la lascio, poi cancellerò anche l'ultima. Ed infine ho ML uguale all'integrale su AL di x vettore TL di A più uguale a integrale su AL di x vettore sigma di 3 di A. E quindi io sostituisco in questo problema, sostituisco in particolare queste due condizioni al contorno, va bene, con queste equazioni qua, cioè 1, 2, 3, 4. Guardate, io scrivo 1, 2, 3, 4, ma noi sappiamo che se assegno RL e ML, ovviamente, poiché deve sussistere la condizione di equilibrio, R0 e M0 sono ovviamente già dati, non si possono ulteriormente assegnare, sono già dati. Quindi quello che normalmente faremo è noi assegneremo le risultanti, il momento risultante nella sezione terminale della trave. Lavoreremo così. D'accordo? Ma facciamo un ulteriore passo avanti. Come vediamo, in queste equazioni compare sempre sigma e 3, sigma e 3. Ci facciamo un attimo il conto del sigma e 3, ovviamente è banale, però facciamocelo un attimo esplicitamente. Sigma e 3 è, come dire, la tensione, quella che normalmente noi chiamavamo T3, bene, la tensione che corrispondeva al piano di normale x con 3. Bene. Allora, sigma la rappresento sempre come una matrice sigma 1, 1, 1, 2, 1, 3. Posso farla simmetrica oppure no, ma la sigma, guardate, scusatemi, non l'ho neanche detto esplicitamente all'inizio, ma ovviamente la sto pensando già simmetrica, sennò devo aggiungere l'equazione che sigma uguale sigma trasposto. Bene, quindi sigma la sto già pensando simmetrica. Quindi questo è sigma 1, 2, sigma 2, 2, sigma 2, 3, sigma 1, 3, sigma 2, 3, sigma 3. Applicata su E3. E3 è un versore. È un versore che, come è fatto? Nel sistema di riferimento x1, x2, x3. 0, 0, 1. E quindi se faccio come al solito riga, colonna, che cosa otterrò come risultato? Otterrò l'ultima colonna di questa matrice. Quindi qua avrò sigma 1, 3, sigma 2, 3, e sigma 3, 3. Va bene? A questo punto io che faccio? Sostituisco questa espressione qua dentro, cioè questa esplicita forma di questo valore sigma e 3 qua dentro, ok? E quindi questa cosa diventa uguale a un vettore che è fatto così: integrale su AL di sigma 1, 3 in A, integrale su AL di sigma 2, 3 in A, integrale su AL di sigma 3, 3 in A. Allora, immaginiamo di avere qui la nostra sezione in corrispondenza della base AL, va bene? Il sistema di riferimento ovviamente era sempre baricentrico ed era fatto così, x1, x2, va bene? L'integrale delle sigma, le sigma 1, 3, ricordiamoci, la sigma 1, 3 che cos'è?
è la tensione sul piano di normale 3 nella direzione 1, quindi sigma 1,3 sono tutte tensioni fatte così, queste sono sigma 1,3, va bene? La risultante delle sigma 1,3 di tutte queste tensioni su tutta questa fascia è una forza che io posso chiamare V con 1. Bene. Cioè, questo mi sta dicendo questa condizione, che la risultante delle sigma 1,3 deve essere uguale alla prima componente di questo vettore RL. Questa prima componente del vettore RL è quella che io chiamo V con 1, cioè una forza lungo la direzione 1. La vedete? Poi ho qua l'integrale delle sigma 2,3. L'integrale delle sigma 2,3, ovviamente le sigma 2,3 sono delle tensioni fatte così. Schematicamente, cioè sono delle tensioni sulla fascia di normale 3 nella direzione di x con 2, e l'integrale di tutte queste tensioni deve essere uguale alla seconda componente di questo vettore RL, che è una forza nella direzione 2, va bene? Io chiamo V con 2. D'accordo? Ed infine, le sigma 3,3 che cosa sono? Sono le tensioni sulla fascia di normale 3 nella direzione 3, quindi sono le tensioni normali, quelle non le riesco a disegnare adesso, sono le tensioni normali agenti su questa fascia. L'integrale di tutte queste tensioni normali su questa fascia deve essere uguale alla terza componente, che deve essere una forza nella direzione 3, va bene? Una forza in direzione 3. E come la chiamiamo questa forza nella direzione 3? N, la chiamiamo N, è quello che poi sarà lo sforzo normale, ovviamente, nella nostra tale. Ovviamente queste qua le potrei chiamare V1 calcolato in L, V2 calcolato in L e N calcolato in L, ok? Perché tutto quanto è in L, ok? Allora, come possiamo, perché in L posso, in L N lo possiamo mettere questa, ma non mettiamo il pendice, facciamo questo piccolo abuso di notazione, va bene? Cioè si intende che queste sono calcolate in L, va bene? Sono non calcolate, scusatemi, sono i dati forniti in L, questi sono i dati, sono i dati del nostro problema, ok? La stessa cosa che facciamo, la facciamo anche per il momento risultante, ML, cioè sostituiamo al posto di sigma E3 questo vettore, ok? Allora quindi questo verrà uguale a, facciamolo così, integrale di x vettor sigma 1,3, sigma 2,3, sigma 3,3 in A. Bene, ci siamo? Allora facciamo questo prodotto vettoriale tra questi due vettori, va bene? Allora per farlo lo faccio un attimino in quest'angolino, faccio il determinante della matrice fatta così, come al solito, E1, E2, E3, poi c'è il vettore x che è fatto così, x1, x2, 0. E poi c'è il vettore sigma 1,3, sigma 2,3 e sigma 3,3. Bene. E allora facciamo un attimino questo prodotto. Questo verrà uguale, lo scrivo qui sotto, E1, E1, lo vedete? E1 che moltiplica questo per questo. Lo vedete? Perché questo per questo è 0. Quindi viene x con 2 per sigma 3,3. Bene, poi ho E2 che moltiplica questo per questo, col segno meno. E ovviamente questo termine non serve perché è 0.
meno E2 che moltiplica x con 1 sigma 3t. Ci siete finora? Eh? Ed infine E3, E3 che moltiplica x1 sigma 2t meno x2 sigma 1t. Bene. Bene, allora faccio così, adesso ritorno qui e scrivo è uguale a un vettore fatto così, faccio abbastanza grande, eh? La prima componente è x con 2 sigma 3 3, ovviamente integrale su a con l, eh? Quindi devo fare integrale su a con l di x con 2 sigma 3 3. Bene, idea. La seconda componente, è meno x1 sigma 3 3 integrale su a con l. Bene. La terza componente è x1 sigma 2 3 meno x2 sigma 1 3 integrale sempre su a con l. E queste tre componenti, ottenute integrando, sostanzialmente quello che emergeva dalle tensioni interne, devono essere uguali alle tre componenti di M che stiamo assegnando. Va bene? Quindi questo dovrà essere uguale a M1, va bene? È la prima componente di M, M2, la seconda componente di M assegnata, e possiamo scrivere M3. Però facciamo un attimo un ragionamento, cioè cerchiamo un attimino di capire quello che stiamo scrivendo, perché voglio dire, riguardiamo anche un po' tutto, così ci rendiamo conto. Noi abbiamo questa trave, peccato che qua la trave non ce l'ho, c'è, abbiamo questa trave molto corta, purtroppo questa trave, e noi stiamo dicendo, su questa base, terminale, voglio assegnare una forza nella direzione 1. Bene, immaginate, e l'ho chiamata V1. Su questa base sempre terminale voglio assegnare una forza nella direzione 2. Bene, queste due forze che stiamo assegnando, abbiamo un'idea di che caratteristiche della sollecitazione sono su questa sezione della trave? Sono delle forze? Sono delle forze di taglio, ovviamente, sono delle forze di taglio. Bene. La terza componente, abbiamo detto, la terza componente della R che sto assegnando è N, ed è una forza lungo la direzione 3, ed è ovviamente, come dicevamo anche già prima, uno sforzo normale. Ok. Adesso vediamo che cosa sta succedendo quando sto assegnando i valori del momento. Io assegno il valore del momento, la prima componente di M1, di ML, che l'ho chiamata M1. Va bene? Allora, questo è l'asse x con 1, va bene? Quindi vuol dire che M1 è un momento flettente che sta girando così. Lo vedete? Un momento flettente che sta girando così. Scusatemi, già vi ho detto la soluzione, ma è un momento che sta girando così. Quindi è un momento, l'ho detto già prima, flettente. Ce l'ha, non è un momento che ci farà inflettere poi la trave. Ok? Quindi, quando io... introduco M1, già voglio far capire che si tratta di un momento flettente, quindi io lo chiamo M con F1. Bene.
Poi ho il momento M2, che è un momento che mi sta girando così, vedete? Intorno all'asse 2. Bene. E anche questo sarà un momento che sarà un momento flettente, anche questo. È la seconda componente di un momento flettente. Quindi anche questo lo chiamo MF. Infine andiamo alla terza componente, che ancora non ho scritto, ma è la componente lungo la direzione 3 del momento risultante, cioè è una componente di un momento risultante che sta girando intorno all'asse 3, va bene? Intorno all'asse 3. Quindi è un momento che sta girando così, che sta facendo così. Quindi che idea di sollecitazione possiamo avere noi? Torsione. Quindi questo sarà un momento torcente, sì. Bene. Allora, questo fa sì che ovviamente adesso noi andremo un attimino ad estrarre quello che veramente ci serve di tutte queste equazioni che abbiamo scritto per capire quali sono le condizioni al contorno che noi dovremo andare a mettere. Le condizioni al contorno che andremo a mettere sono le seguenti. Allora, le condizioni al contorno che noi andremo a mettere sono allora le seguenti. Cioè, che cosa facciamo? Noi prendiamo in particolare, come dire, questa condizione al contorno qui, bene? E questa condizione al contorno qui diventa, da una parte, questa, che rimane sempre questa, va bene? Dall'altra, queste due vengono sostituite completamente da queste equazioni di tipo integrale. Chiaro? Allora, facciamo così, cominciamo a riscriverci piano piano il nostro problema, tenendo conto di tutte più o meno le semplificazioni che abbiamo introdotto finora. Va bene? Allora, bene, diciamo, l'equazione di congruenza è sempre la stessa per il momento rimane, non è che possiamo fare grandi semplificazioni. Quindi diventa sempre epsilon uguale, la riscrivo proprio un mezzo del gradiente di U più il gradiente di U trasposto. Bene. E questa rimane così. D'accordo? Poi abbiamo che la divergenza di sigma più B deve essere uguale a 0, ma B è uguale a 0, quindi la divergenza di sigma è uguale a 0. Se volete possiamo anche fare così, una volta tanto la divergenza di sigma, scriviamola un attimo per esteso. Va bene, scriviamola per esteso. La divergenza di sigma significa dire sigma 1 1 derivato rispetto a 1, sigma 1 2 derivato rispetto a 2, più sigma 1 3 derivato rispetto a 3, uguale a 0. Sigma 1 2 derivato rispetto a 2, sigma 2 2 derivato rispetto a 2, sigma 2 3 derivato rispetto a 3, uguale a 0. Poi ancora, sigma 3 1, 1 3, cioè scriviamo sempre così, 1 3 derivato rispetto a 1, più sigma 2 3 derivato rispetto a 2, più sigma 3 3 derivato rispetto a 3, più uguale a 0. Bene, l'ho scritto in esplicito perché poi vedremo che ci servirà, sarà comodo. Bene. E quindi abbiamo scritto l'equazione di, della divergenza. E scriviamo anche il legame costitutivo, e per il momento il legame costitutivo lo scriviamo sempre nello stesso modo, anche su quello andremo poi ad agire. Quindi per il momento scrivo ancora che sigma è uguale a C applicato su epsilon, legame costitutivo. Va bene? Poi, come condizioni al contorno, che cosa avremo? Avremo. Queste sono le equazioni di campo, ovviamente valgono in omega, come al solito. Sul contorno abbiamo che sigma applicato su n deve essere uguale a 0. Bene.
questo ovviamente sul mantello, su S. Ok? Su S. E poi abbiamo finalmente queste condizioni al contorno che adesso le stiamo scrivendo in maniera integrale. Va bene? E quindi le condizioni al contorno diventano direttamente questo. Integrale su A, Z, A, L di sigma 1, 3 è uguale a B1. Integrale su A, L di sigma 2, 3 è uguale a B2. Integrale su A, L di sigma 3, 3 è uguale a S. Scusate, io non ho fatto, messo il DA, ma si chiare, è chiaro che l'integrale sull'area, quindi non è che ci sono grandi dubbi. E poi mettiamo anche queste equazioni qua, va bene? Le scrivo a fianco per non andare troppo in basso. E questa è integrale su AL di com'era x con 2 sigma 3 è uguale al momento 71. Integrale su AL di meno x con 1 sigma 3 è uguale al momento 72. Ed infine integrale su AL di x con 1 sigma 2 3 meno x con 2 sigma 1 3 è uguale al momento 35. A questo punto ovviamente anche queste equazioni che avevamo lasciato sulla lavagna le possiamo cancellare perché tanto le abbiamo visto. E il nostro problema è diventato allo stato attuale questo. Bene. Il nostro problema è, allo stato attuale è diventato questo.